La vicenda Ilva dalla stampa è raccontata con, diciamo, poco senso di pragmatismo. La fabbrica deve essere tenere aperta, bisogna guardare il mercato, bisogna rimettere lo scudo, e probabilmente sarà una fabbrica, uno stabilimento più piccolo, ma elastico, pronto ad espandersi se la domanda nel mercato dell'acciaio riprende e il prezzo risale. In questo momento il mercato dell'acciaio è in crisi, è un dato oggettivo, però se mettiamo il fatto che è stato cambiata di fatto la condizione base, cioè lo scudo penale, e si capisce benissimo che senza quello non riparte il negoziato con Mittal. Io penso che Mittal debba restare in Italia, debba onorare il suo impegno. Naturalmente onorare l'impegno non significa che lo debba fare contro la logica del capitale e dell'utile. Se non c'è utile, poi non c'è più neanche la fabbrica. Questo non si può pretendere dagli imprenditori. Il governo deve fare la sua parte e finora in questo momento la sta facendo male, poi vedremo.